10 segreti di bellezza, 10 trucchetti che non potete fare proprio a meno di utilizzare per prendervi cura di voi stesse. Alcuni di questi già li conoscerete, altri invece saranno delle novità. Partiamo dal prendersi cura della pelle del viso, ma non solo, anche quella del corpo. Se avete una pelle secca, disidratata, vi consiglio di fare questo piccolo trucchettino a casa, che è quello di mettere in una ciotola del riso con acqua calda o con acqua tiepida, lasciarlo circa 10-20 minuti fin quando non verrà fuori l'amido del riso. Una volta venuto fuori l'amido del riso, mettete un panno di cotone all'interno dell'acqua, lasciatelo qualche minuto, strizzatelo per bene e applicatelo sul viso per un paio di minuti, massaggiando bene il viso o il corpo, come preferite, dove volete applicarlo voi, e avrete una pelle super morbida, idratata e soprattutto luminosa. Fate questo impacco una volta a settimana. Il secondo rimedio invece è più conosciuto e visto ed è quello per allungare le ciglia e le sopracciglia, ed è quello di utilizzare dell'olio di ricino prima di andare a dormire. Applicate un po' di olio di ricino sia sulle ciglia massaggiandole, ovviamente le ciglia pulite senza mascara, dopodiché sulle sopracciglia massaggiando anche queste. Fatelo ogni sera prima di andare a dormire e dopo circa 2 settimane vedrete già dei risultati: ciglia molto più folte e lunghe e delle sopracciglia molto più forti, e soprattutto se avete problemi di peluria, quindi che non ricresce, vedrete appunto un miglioramento nella crescita. Il terzo rimedio invece, non so se questo lo sapete già, è quello di utilizzare il latte di soia per rinforzare le unghie e per ammorbidire le cuticole. Mettete all'interno di un bicchiere o di una ciotola del latte di soia tiepido e andateci a immergere le vostre mani per circa 10 minuti. Fate questo piccolo trucchetto 1-2 volte a settimana, anche tutti i giorni se avete del tempo, e vedrete che le vostre unghie rimarranno forti e non si spezzeranno affatto. Un altro trucchetto è quello di preparare in casa il tonico. Il tonico è un passaggio molto importante per la cura della pelle, che io spesso e volentieri, lo ammetto, dimentico di farlo. Ma se avete la possibilità di prepararlo in casa, potete preparare una bustina di tè, quindi del tè normale, tè verde, tè classico, l'importante è che non sia tè rosso, ecco queste cose qua. Meglio ancora se tè verde o tè nero, che sono anti-age. Preparate il vostro tè, lasciatelo raffreddare, dopodiché all'interno ci mettete 3 gocce di olio essenziale di limone e lo mettete all'interno di uno spruzzino e lo utilizzate come tonico. Questo si conserverà una settimana all'interno del frigo. Funge come un normale tonico che potete comprare al supermercato, per esempio, però ve lo fate in casa. Ma passiamo a un altro trucchetto molto particolare, devo dire. Avete presente il Listerine? Sì, il colluttore proprio. Ecco, quel prodotto è utile per combattere gli odori. Quindi un batuffolo di Listerine messo sotto il braccio, sotto l'ascella, aiuta a combattere gli odori e quindi i batteri verranno eliminati e quindi non soffrirete più di puzza. Non è vero, non è proprio così. Però aiuta veramente a combattere il sudore, quindi la puzza di sudore. Provatelo perché è incredibile. Un altro trucchetto è quello di utilizzare la buccia della banana. Vi ho fatto già un video al riguardo, però non vi ho parlato di questo. Se volete vedere altri modi per utilizzare la banana come rimedio naturale, andate qui, cliccate sulla i e andrete direttamente al video che vi ho preparato. Un altro rimedio, stavo dicendo, è quello di utilizzare la buccia di banana per creare un peeling sulla pelle. La buccia della banana è un naturale peeling che infatti viene spesso usato per sbiancare i denti e in questo senso potete utilizzare anche per creare questo peeling sulla pelle. Subito dopo aver passato la buccia della banana sulla pelle avrete una pelle super super morbida, ve lo straconsiglio. Altro segreto di bellezza è quello di preparare in casa un detergente fatto con miele e crusca di avena.
È facilissimo da preparare, lo trovate dappertutto, la crusca di avena, vanno bene anche i fiocchi d'avena, li tritate, vanno bene lo stesso ed è un detergente naturale che serve per le pelli problematiche, quelle con rossori o con infiammazioni, ma non solo, va bene anche per la pelle secca. È un segreto di bellezza che io vi consiglio di provare perché è favoloso e renderà la vostra pelle morbidissima. L'ottavo rimedio è quello per i brufoletti. Se avete dei brufoletti che volete seccare velocemente, vi consiglio di mettere su un palmo della mano un po' di gel d'aloe con 3-4 gocce di olio di tea tree, il tea tree oil, e lo massaggiate sulla pelle o sulle parti interessate. Dopodiché i vostri brufoletti, dopo un po' di tempo, inizieranno a seccarsi, diventeranno proprio secchi. Quindi questo è un rimedio super veloce se volete seccarli subito. Il nono rimedio, questo è molto interessante, devo dire, è quello di creare dei patch per le occhiaie, per le borse. Come? Facendo sempre un tè caldo, utilizzate del tè classico, del tè verde o del tè nero. Fate questo tè e all'interno di un bicchiere di tè ci mettete 2 fogli di gelatina, lo lasciate sciogliere per bene, magari ancora scaldandolo, fin quando i fogli di gelatina saranno completamente scomparsi all'interno del tè. Versate il tè all'interno di un piatto piano, lo mettete nel freezer, dopodiché, dopo un'oretta circa, si sarà solidificato, diventerà proprio gelatina. Andate a ritagliare i vostri patch e li applicate sotto le borse. Le borse scompariranno perché il patch è freddo, quindi aiuta appunto a sgonfiare le borse. Il tè è un ottimo anti-age ed è ottimo per le occhiaie, e quindi avrete praticamente fatto in casa dei patch in nulla, praticamente in 2 secondi, e sono veramente molto utili appunto per le occhiaie. Ultimo, e non ci dimentichiamo, delle labbra. Per avere delle labbra molto più gonfie e soprattutto senza pellicine, vi consiglio di fare uno scrub con bicarbonato e dentifricio. Quindi applicate questa pastella sulle labbra e poi lo lasciate proprio 2 secondi sulle labbra e poi lo togliete, perché il bicarbonato aiuterà a togliere le pellicine e invece la menta contenuta all'interno del dentifricio aiuterà a rimpolpare le labbra. Quindi ragazzi, questi sono i miei 10 trucchetti di bellezza. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su e lasciatemi un commentino, fatemi sapere quali tra questi vi è piaciuto di più e quali magari avete già fatto con la quale vi siete trovati bene o con la quale vi siete trovati male, non lo so, scrivetemelo giù nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete iscritti, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video, ciao!